E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Cicala101 e regà, oggi siamo qui sul mio account di COD Modern Warfare 2 su PlayStation 5 per un nuovo super iper glitch. È la prima volta che porto un glitch su COD ed è anche l'ultima, immagino, perché non è una cosa che ritengo giusta da fare, quindi vi dico, fatelo con consapevolezza, quindi non abusatene, insomma. Questo glitch come funziona, ragazzi? Voi entrate su COD e sarete su questa schermata. Prima cosa da fare: options, ragazzi, social. Poi, ragazzi, fate gruppi, fate sfoglia gruppi e dovrete cercare questo gruppo Free Camo Share, scritto così, mi raccomando, tutto maiuscolo con gli spazi. Vi unite al gruppo. Una volta fatto ciò, ragazzi, tornate indietro, tornate su questa schermata. Cliccate una volta X su Battle Royale Quartetti. Una volta in questa schermata, ragazzi, Options, Social, R1, ci sarà il gruppo. Fate X sul gruppo, fate R1, di nuovo X su tutti i membri. E qui, ragazzi, avrete tutti i membri del gruppo. Come vedete, tutti i membri del gruppo. A cosa serve questo glitch? Per sbloccare tutti i tipi di progetti e livrare delle armi gratuitamente senza pagare nessuno. Quindi, ragazzi, cosa fate? Esempio, clicco su di lui. Come vedete, non ha nessuna livrea, quindi non ci piace. Clicchiamo su di lui. Ecco, lui ha una bella livrea. Facciamo R1 su vetrina. Come vedete, ha un M4 con la livrea moddata. Con la livrea moddata, io la chiamo così, ma è la livrea quella rara, insomma. Cosa dovrete fare per avere questa livrea? Che a me non piace, quindi non la facciamo. Stavo cercando la livrea, quella più rara, quella tipo Galaxy, vediamo se c'è, vediamo se la troviamo. Cambiamo pagina, vediamo qua. No. Mi raccomando, fatelo prima che lo patchino, ragazzi. Possibilità di ban uguali a zero, quindi state tranquilli, non rischiate il ban. Ok, questo cecchino, con la livrea Galaxy. Come vedete questa livrea è una delle più rare del gioco, quindi sbloccarla è un po' un casino. Vetrina, il Victus XMR con la livrea Galaxy. Cosa dovrete fare per avere questa livrea? Una volta che siete su questa persona, su questa arma, Options, andate in fondo, modifica emblema, non cliccate nulla, cerchio, di nuovo Options, modifica vetrina, mostra arma e come vedete ci sarà quell'arma moddata. Andate su armaiolo, qui ci sarà l'arma moddata che non è la vostra ma me la segna vostra, dovrete fare una volta L2. Dargli un nome, in questo caso io lo chiamo come l'arma, quindi Victus. Victus Mod lo chiamo. E poi lo salvate. Una volta salvato, ragazzi, tornate indietro, uscite da tutto. Se andate su armi, ragazzi, andate sulle armi, andate sul Victus. Victus Mod. Mi ha salvato il progetto moddato. Ora ragazzi ve lo rifaccio vedere per l'ultima volta per assicurarci che abbiate capito. Torniamo indietro. Battle Royale Quartetti. No, ok, qua. Battle Royale Quartetti X ragazzi. Poi una volta qui Options. Social. Gruppi. X. R1. X. Cerchiamo l'arma che ci piace tra le persone. Tra le varie persone cerchiamo l'arma che vogliamo, che stiamo cercando bella. È difficile ragazzi trovare le armi perché comunque non sempre tutti le hanno, quindi cercate con tanta voglia, mi raccomando. Ok, questa qui ci manca. Quindi cosa facciamo? Vetrina STB 556 con la livrea Galaxy. Cosa facciamo? Di nuovo Options. Modifica emblema, non clicchiamo nulla, cerchio. Options di nuovo. Modifica vetrina, mostra arma. Come vedete l'arma è moddata, armaiolo. Ci cambiamo il nome, ragazzi, e lo salviamo. Quindi STB 556 mod. Salviamo. Una volta salvato, ragazzi, vi faccio vedere che di nuovo lo avremo con quella livrea moddata, diciamolo, chiamiamola così. Lo andiamo a mettere. Lo andiamo a mettere qui. Allora, qui cambiamo qua. Come vedrete, allora STB mod, allora STB, cos'è? Una mitraglietta o un assalto? Non mi ricordo. STB, eccolo qua,
STB. Come vedrete, eccolo qua, nuovo progetto STB mod. Ragazzi, spero che questo video vi sia d'aiuto. Come vedete, mi sono già fatto un po' di classi, un po' di armi. Vi ripeto, fatevelo finché potete e dal cicale è tutto. Bella ragazzi.